Ritiro fissato sì, il raduno no, o quasi. La Virtus Francavilla prende un po' di tempo e valuta lo slittamento del raduno al Giovanni Paolo II, inizialmente fissato per il 10 agosto, ma che probabilmente slitterà appunto di qualche giorno. Quello che è certo invece è la data del ritiro che si svolgerà a Chianciano Terme in Toscana dal 26 agosto al 4 settembre. I biancazzurri quindi per il raduno prendono tempo probabilmente per avere ancora più chiaro quello che deve essere il protocollo sanitario da seguire, motivo per il quale probabilmente ci si rivedrà tutti insieme tra una decina di giorni, insomma, a ridosso del ritiro. Intanto, il direttore sportivo Mariano Fernandez è al lavoro per allestire una rosa competitiva, un lavoro ancora più difficile quello di quest'anno, perché oltre a fare i conti con il budget, bisognerà anche considerare il fattore numerico. È noto oramai il limite di 22 calciatori tesserabili in prima squadra per la Serie C, l'ennesima novità di un campionato che ogni anno riserva delle sorprese. È certamente un limite non da poco, in primis perché il raggio d'azione per quanto riguarda il mercato si restringe, ma anche perché si aumenta la possibilità di sbagliare proprio sul fronte acquisti e cessioni, avendo poi le mani legate in futuro. In casa Virtus Francavilla, inoltre, il grande disagio causato da questa nuova regola sarà in chiave giovani, certamente penalizzati da un regolamento comunque assai bizzarro.